che ha detto che Ciampi ha svenduto l'Italia e non ha traditore. Quello che ho detto su Ciampi l'ho già detto, ho lavorato con Ciampi, credo che oggi sia una giornata di lutto per l'Italia per la sua scoperta. Ma è stato un suo alleato, sì. Energia per l'Italia, quindi un movimento di idee, un movimento politico, non un partito, cos'è esattamente? Beh, una comunità politica, oggi nasce una comunità politica che ha l'obiettivo di raccogliere tante energie intellettuali, culturali, esperienze di vita che stiamo vedendo oggi in questa giornata fantastica dove tante persone si susseguono a dare idee, proposte per la politica, perché persone che credono nella politica e sono fuori dalla politica, quindi anche l'idea e l'obiettivo di ricreare fiducia nella politica, ecco, credo che questo è quello che noi dobbiamo fare nei prossimi mesi. Oggi nasce questa nuova comunità politica che deve servire a contribuire alla crescita del centrodestra, non fuori dal centrodestra, non fuori dai partiti del centrodestra, ma dentro di loro per creare questo nuovo tessuto, credo, di cui il centrodestra ha bisogno. Come pensa di interagire con i partiti già esistenti del centrodestra? Beh, molti sono qua presenti, vedo con piacere, sono venuti a sentire, poi ovviamente i contenuti di questi programmi li condivideremo, oggi abbiamo soltanto e toccheremo oggi e domani solo alcuni dei problemi. Ma tante altre questioni toccheremo, gireremo l'Italia cercando di fare lo stesso anche a livello locale, faremo dei confronti e delle analisi su tematiche specifiche, quindi il contributo di tutti, anche quello dei partiti, ovviamente è molto positivo. Parisi, lei ricordando ciò che ha detto, ha portato avanti l'Italia senza colore rosso, che apporto la memoria di Ciampi proprio oggi può avere per questo? Una vita dedicata alle istituzioni, credo che questo sia una cosa importante, cioè dobbiamo ritornare a capire che esistono persone che hanno dedicato loro stesse e la loro vita alle istituzioni. Le istituzioni sono una parte importante ovviamente del nostro paese, dobbiamo però fare in modo che oggi le istituzioni riconquistino la fiducia dei cittadini, insomma. Quindi ovviamente credo che questi esempi sono esempi molto importanti, come d'altronde anche l'esempio del nostro presidente Mattarella, anche quella è una vita dedicata alle istituzioni, ecco, sono persone molto importanti per la vita pubblica italiana. Come si può essere veri al... Troppo poco. Ho detto 2 mesi, ho detto nei primi mesi del prossimo anno, no, poi abbiamo tanta esperienza, no, poco, sono più di 2 mesi ed è un percorso di lavoro, lavoreremo in modo intenso con tante persone, ognuno di noi ha esperienza, non siamo dei neofiti, non siamo stati raccolti dal web, ma abbiamo tutte le persone che sono qui e che saranno presenti in questo nostro lavoro, sono persone che hanno esperienza, che hanno già fatto esperienze amministrative, di governo, aziendali. Quindi no, credo che sia 4-5 mesi sia un tempo assolutamente sufficiente per fare un buon programma di governo da presentare. Come si può diventare la vera alternativa alla sinistra? Noi siamo la vera alternativa alla sinistra, non dobbiamo diventarla. Il centrodestra è la vera alternativa alla sinistra, deve soltanto convincere gli italiani che questa è la verità e deve presentarsi con dei programmi alternativi a quelli del centrosinistra, perché l'Italia ha bisogno... Deve uscire da queste politiche gradualistiche annunciate ma che non hanno risolto nulla, come si vede, hanno lasciato un paese che stagna ormai da troppi anni. Lei ha detto ci sono due sole alternative credibili di governo in Italia, il centro-sinistra e il centrodestra, ovviamente dicendo il centrodestra è quella che ha la ricetta giusta per l'Italia. Sì. Quindi i 5 Stelle non sono un'alternativa di governo. Beh, mi sembra che dove governano fanno un po' di confusione, forse hanno bisogno di capire un po' meglio che cos'è una realtà complessa come una grande economia o un grande paese come quello italiano, serve una posizionalità, non serve nuovismo, non basta essere nuovi, non siamo tutti uguali, non c'è uno vale uno, no? Ci sono persone e idee che generano sviluppo e ci sono persone e idee e proposte che invece generano depressione dell'economia. Non siamo tutti uguali, siamo persone diverse e credo che questa differenza gli italiani la debbano cogliere. Giorgia Meloni le ha chiesto una risposta precisa alla domanda di cosa deve fare Renzi in caso di vittoria. Giorgia Meloni le chiedeva oggi via una mezza stampa una risposta precisa alla domanda che cosa deve fare Renzi in caso di vittoria del no al referendum. Ma l'ha detto Renzi stesso, questa cosa l'ho detta tante volte anche in televisione. L'ha detto Renzi stesso, no? Deve dimettersi, l'ha detto lui che deve dimettersi, credo che una delle cose più importanti della politica è almeno la coerenza nelle cose che si annunciano, quindi ha detto che si deve dimettere nel caso del no, credo che si dimetterà se è coerente.
Tanto Brunetta, Toti non sono presenti, hanno disertato questo appuntamento, un'assenza pesante. Sono stati tutti invitati, chi vuol venire viene, chi non vuol venire può stare a casa, non è un problema. Non è un problema di presenza qui, qui ci sono tante migliaia di persone, credo che il problema sia quello di ascoltare, si può anche ascoltare in streaming da casa.